Sta attento, Ezio. Lo sai chi era quella? La mia prossima amante? Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, suo marito è il signore di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto è giovane e bella. Il mio tipo di donna, insomma. È Acre. È Altair. Come diavolo. Non sono neanche nell'Animus. Devo essere svenuto. Ho fatto un sogno strano. Era un bel pezzo che non dormivo. La cosa non dovrebbe sorprendermi. Quello deve essere il suo bersaglio. Donna di Acre. Come si chiamava? Maria, sì. Chissà che cosa vuole da lei. Però, questo non me l'aspettavo. Un attimo, perché non seguo Altair? Sono bloccato qui con Maria. Cazzo. Significa che... questo è un sogno assurdo.
Maestro Da Vinci? Sì. Ben arrivato. Mi chiamo Alvise. Il signor Donà mi ha chiesto di accompagnarvi alla bottega. Siete pronto? Ah, Venezia. Non v'è luogo altrettanto bello, altrettanto stabile e perfetto. Venite, vi mostrerò le sue meraviglie. La prima tappa, il ponte di Rialto. Guardate l'eleganza con cui si staglia sul Canal Grande, simbolo di unità e orgoglio veneziano. Proseguiamo. Eccoci qua, San Giacomo di Rialto, la chiesa più antica di Venezia. Non è splendida? Stanco di calzature. Il suo orologio? Magnifico, eh? La pioggia rende i tuoi piedi umidi e freddi per tutto il giorno. Seguitemi, c'è altro da vedere. Nessun'altra città può eguagliare i mercati di Venezia. Che si tratti di spezie o di sete, da terre lontane e vicine, c'è... T'avevamo detto di stare a casa. Ma ho pagato il nolo. Ho tutto il diritto di vendere qui. Emilio non è d'accordo. No, no, fermi, fermi! Proseguiamo il nostro giro altrove. Guarda, non è curiosa. Ti spiace comprarmela? Ho lasciato il denaro fra i bagagli. Ehi, sta un po' attento, coglione! Aprite le orecchie! Ho anche delle merci della forza di mio fratello. E questo è il Palazzo della Seta, dimora di Emilio Barbarigo. Normalmente vi inviterei a guardarlo più da vicino, ma vista la situazione... Perché? Che è accaduto? Sta cercando di unire mercanti sotto un'unica egida. C'è stata una certa resistenza, anche violenta. Che tipo di resistenza? Dicono di combattere per il popolo, per la libertà e altre sciocchezze del genere. Baggianate, a mio avviso. M'hanno distrutto la bancarella. Esigo un risarcimento. Eccoti servito. Il doge lo verrà a sapere. Vi denuncerò al consiglio. Tanti auguri, amico mio. Che state facendo? Sei in arresto per intralcio al commercio. Cosa? Cosa vi inventate? Non c'è una legge simile. Adesso c'è. No, fermi! E ora vi presento la vostra bottega, Ser Da Vinci. Non abbiamo badato a spese per realizzarla. Vedrete, è perfetta. Non vi farà rimpiangere Firenze. Vi auguro ogni successo e spero che apprezzerete Venezia quanto essa apprezza voi. Infine ci siamo. Emozionante, vero? Ti va di entrare? Magari più tardi. Devo visitare il Palazzo della Seta. E ottenere udienza da Emilio. Come vuoi. Ma se dovessi avere del tempo libero o un'altra pagina del codice, vienimi a trovare. La mia porta è sempre aperta. Grazie, amico mio. Di nulla.